domenica 27 marzo 2022. Oggi il Bari può scrivere la storia. Oggi il Bari può ottenere la promozione in Serie B. Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati dallo stadio San Nicola di Bari. Io sono Guido Lacarra e quest'oggi vi racconterò la partita fra Bari e Fidelis Andria, valevole per il 34esimo turno di Serie C, Girone C. Come detto, oggi il Bari può ottenere la matematica promozione in Serie B e potete anche osservare le numerose code in tutte le porte dello stadio San Nicola. Oltre 23.000 biglietti venduti per quella che può essere una vera e propria giornata di festa. Ma andiamo a leggere la formazione dei biancorossi. In porta ci sarà Polverino, in difesa Celiento, Terranova, Gigliotti, Mazzotta, a centrocampo Maita, Maiello, De Rico, sulla tre quarti Galano e in attacco Antenucci e Chedira. Allena mister Michele Mignani. Fischio d'inizio ore 17:30. Sul punto di battuta Galano e Maiello. Arriva il cross, la tocca il portiere, sarà ancora calcio d'angolo, sarà calcio d'angolo per il Bari. Avanza il Bari con Mazzotta, si scatta l'avversario, viene abbattuto Mazzotta, ammonizione per il numero 7, avversario, calcio di punizione da ottimo
contrasti in aria tra Terranova e il numero 90. Arriva la battuta, pallone lungo, Celiento calcia, blocca il portiere. Vista del Ricco a centrocampo, pallone filtrante, buono per Chedira. Chedira passa Galano che non riesce a tirare, perde l'occasione il Bari. Anterucci sulla fascia destra, può mettere il cross, il sinistro in mezzo, devia Celiento che poi in rovesciata regala il pallone al portiere. Centra Maita, adesso Anterucci, passa a Celiento, adesso Galano può metterla in mezzo, penso che la passerà dietro per Maita, infatti è così. Celiento, buono colpo di tacco per Maita che non riesce a controllare bene, sarà rimessa dal fondo. Maita chiede il pallone a Celiento che vuole metterla in mezzo, adesso Maiello si è fatto vedere, ancora Celiento, la mette in mezzo, trova però un difensore avversario che respinge. Buona l'idea e l'intesa tra Maiello e Celiento. Possesso adesso dell'Andria nell'area di porta del Bari. Il pallone in mezzo, il tiro di Maita, murato, attenzione adesso all'Andria che è partito in contropiede, ci pensa ancora Del Rico, vediamo se riuscirà a guidare. Pallone fuori, in rimessa laterale. Yeah.
adesso Derrico, ritorna per Maiello. Il pubblico chiede meno errori e più spinta. Quando sono passati già 18 minuti in questo secondo tempo. Si alzano i fischi del San Nicola, che cerca di spingere la squadra alla vittoria. La più significativa. Sotta sulla sinistra, Mallamo non gestisce bene, però carica il tiro totalmente sbagliato. È stata anche minima da parte dei giocatori, quindi non so. Mallamo, numero 18, Citro ne è entrato, adesso che tira, ancora Citro, il filtrante è buono per Mazzotta che la mette in mezzo, non c'è però nessun giocatore biancorosso, solo casacche blu, la sfortuna della nostra parte oggi. Tiro murato, sarà calcio d'angolo. Oh, è una vita che ti seguo, forza vai, facci un po'. C'è partita, sconfitta nella sfida, che ci possa tenere lontano dal mio amore. Avanti, vai, 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 Dira, adesso Mazzotta può metterla in mezzo, non ci arriva nessuno, adesso Bianco, tiro respinto, mancano pochissimi minuti, 2-3 minuti alla fine di questa partita. Fischia tre volte, finisce qui, Bari 0, Andria 0, però godiamoci lo stesso il momento perché manca poco davvero alla promozione in Serie B, tutto rimandato quindi. Ale, ale, oh, ale, ale, oh.
stazione di Bari Avellino,